arrivati, siamo noi, vi presento subito i nostri ospiti: Adelmo Togliani, attore, regista, sceneggiatore italiano, interprete del film La sabbia negli occhi, una pellicola che racconta una malattia rara e terribile come la malattia di Sjögren, una malattia subdola, ne parleremo tra pochissimo. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E con lui la protagonista di questa storia che vi stiamo per raccontare, la ringrazio davvero tanto di essere con noi questo pomeriggio, Lucia Marotta, grazie. Allora Lucia, la sua, ho letto nella scheda che la riguarda, è stata una vita sin dall'inizio felice ma tormentata, a partire dal matrimonio con un uomo che lei definisce padrone. Purtroppo sì, nella mia storia, nel mio racconto, ecco, che è un viaggio dell'anima, io lo trovo così questo libro. Dove io sono andata con la memoria ai ricordi più salienti, più importanti, ma anche più emozionanti e toccanti della mia vita. Da quando ero bambina a questo matrimonio, a questo principe azzurro che io pensavo fosse lui. E invece ho scoperto una persona che comunque mi ha stravolto la vita e... ho sofferto molto, però mi sono sempre rimboccata le maniche, insomma, come si suol dire, e nonostante queste vicissitudini della mia vita, io ho cercato sempre di riprendermi dalle varie cadute. Ne parleremo. Due figli nascono in questo matrimonio. Sì. Lei dice una cosa terribile. Lei dice: mio marito mi ha devastata, come farà poi la malattia. Sì, perché così. Cioè, in realtà ero una persona che cercava di svilirmi come donna, facendomi sentire una nullità. Ecco, questa sensazione che io ho percepito per anni, nonostante fossi plurilaureata, mi denigrava in tutti i modi possibili, quindi annullandomi psicologicamente, lo stessa sensazione che poi ho provato nel momento in cui sono stata aggredita da questa malattia, essere annientata, cioè sentirmi impotente, mi sentivo impotente da donna sposata e mi sentivo impotente una seconda volta, questa volta ancora più terribile, infatti poi c'è lo smarrimento proprio della mia persona. La malattia, i primi sintomi arrivano prestissimo, quando lei ha appena 27 anni, viene colpita da problemi alle ossa che la costringono spesso a dover ricorrere alla riabilitazione. Poi arrivano altre complicazioni, agli occhi, dolori alle gambe, siamo nel 1999 e lei a quel punto decide di dire basta e di farsi controllare. Cosa scopre? Sì, perché io avevo un malessere generale tale e il mio organismo non rispondeva più, per cui comincio a pensare che c'è qualcosa di serio che non va nel mio corpo e quindi mi rivolgo al mio medico di medicina generale perché mi aiuti a capire e lui banalmente dice: ma no, lei è stressata, lei è troppo attiva, lei fa troppo... deve mettersi tranquilla. Cerco di mettermi tranquilla, ma non funzionava. E allora facciamo le prime analisi e c'ho un'alterazione gravissima al fegato, e mastopatia fibrocistica e questa terribile sensazione di sabbia, di dolore negli occhi. Per cui mi rivolgo a un primario di gastroenterologia. Siamo al Policlinico di Verona, dove lei vive, meridionale di origine, ma si è trasferita. Sì, sono nata a Salerno, però vivo da una vita a Verona. A Verona. Sì. Arriva lì, sì, e incrocia appunto questo primario di gastroenterologia. Che sospetta dopo avermi... Cosa sospetta proprio? Sospetta la sindrome di Sjögren, ma non era qualificato a fare diagnosi. Quindi quel sospetto, diciamo così, non trova subito conferme. No, resta sospetto per 5 anni, quindi io mi sveno proprio alla ricerca di una risposta, di sapere effettivamente che cosa io ho, perché comincio a non star bene, sempre peggio, però nessuno che capisce e diagnostica questa malattia, al punto tale che in un secondo ricovero ospedaliero
mi viene detto che io ho bisogno di cure psichiatriche. E lì allora scatta proprio la mia ribellione, perché come psicopedagogista trovo ignobile non assumersi la responsabilità di non capire che di fronte a una persona che è malata sminuirla e ferirla, perché dire a una persona che ha bisogno di cure psichiatriche come se fosse una pazza, quando tu invece stai male, significa ucciderla due volte: ti uccide la malattia, ti uccide l'ignoranza, l'arroganza spesso di molti medici, e questo è triste. Adelmo, questo è terribile, no? Perché tu scopri di avere qualcosa, qualcuno sospetta una diagnosi, quella diagnosi non viene confermata, tu intanto continui a stare male. Continui a stare male e nessuno ti dà risposte. Ma nel film, che è liberamente ispirato alla storia di Lucia, effettivamente addirittura il marito guarda con grande diffidenza ai problemi della moglie. E, il malato deve combattere con le istituzioni, che devono riconoscere la malattia rara, e poi con i parenti, che è l'unica cosa a cui si possono attaccare. Nel film è raccontato che il marito, appunto, pensa che siano delle paturnie della moglie. E certo, c'è una crisi in atto tra i due, questo è chiaro quasi da subito all'inizio della pellicola, però... Non solo il marito, ma anche i medici. Ancora. I medici, certo, sì, appunto, dicevo, le istituzioni, no? E quindi questo è incredibile, quando addirittura tuo marito non ti crede, pensa che tu sia una pazza. E ti senti sola. Sì, abbandonata. Sola, sì, e malata. E che deve essere davvero una sensazione terribile. Io non ho detto che il nostro Adelmo Togliani è il figlio di Achille Togliani, no? Che molti di noi, anzi tutti noi, ricordiamo. E papà ha avuto anche un ruolo nella sua formazione, no? Con l'Accademia, sì. Dove lei appunto si è fatto le ossa. Sì, beh, sono stato molto fortunato. Sì, sono stato molto fortunato. Non mi ha detto proprio tutto di questo lavoro. Infatti le batoste... Si è tenuto qualcosa? Sì, certo, no, le batoste sono arrivate. Poi nel corso della mia carriera mi hanno formato e mi hanno reso, insomma, quello che sono adesso. Posso... distogliendo un attimo l'attenzione dal racconto della Lucia, chiederle, lei oggi come definirebbe suo padre? Ma mio padre sì, sicuramente una leggenda. Una leggenda. Sì. E credo che sia appunto la definizione più giusta, una leggenda. Torniamo a noi, Lucia, al racconto. 1999 il primo sospetto, la diagnosi arriverà 5 anni dopo, nel 2004. Intanto anche la vita familiare precipita. Perché suo marito, quell'uomo padrone, decide di lasciarla, chiede il divorzio e fa una cosa ancora più orrenda, a mio giudizio, no? Le mette i figli contro. Purtroppo sì, quello è stato un annientarmi come mamma, prima come donna e poi come mamma. Perché effettivamente usare i figli come strumento per annientare un'altra persona penso che sia la cosa più atroce che si possa fare. Poi è una persona in quel momento debole. Sì, io già appunto stavo molto male. E lui, nel momento in cui ha chiesto il divorzio, era proprio per annientarmi anche economicamente, in modo da rendermi vulnerabile. Ancora di più. Ancora di più, sì, perché questa è una malattia che costa tanto, proprio perché non essendo riconosciuta ufficialmente come rara, anche se lo è, adesso a livello europeo, quindi la mia battaglia è riuscita a portare almeno una dignità a questa malattia e alle persone che purtroppo ne soffrono. E sicuramente è una grande conquista che l'associazione è riuscita ad ottenere, come anche essere riuscita a realizzare un PDTA, che è un percorso diagnostico territoriale assistenziale, però ancora sulla carta, e spero che diventa presto approccio reale per chi soffre. E anche noi ce lo auguriamo. Poi le cose non accadono l'una dopo l'altra, accadono tutte insieme. Sì. Succede proprio così. Lei nel 2003, proprio a causa delle continue assenze dovute alla sua malattia, perde il lavoro. Che lavoro faceva? Io insegnavo in un liceo tecnologico
però ero anche psicopedagogista. Chiedo di poter così cambiare attività, invece di fare l'insegnante, dedicarmi all'orientamento, alla prevenzione. Invece vengo buttata, io così ho percepito questo mio allontanamento forzato dalla scuola e dagli alunni che io adoravo, e, come un calzino vecchio che non serve più, deve essere buttato via nella spazzatura. Io mi sono sentita così, perché il preside mi ha messo proprio alla porta, mandandomi in commissione ospedaliera militare, dove lì mi hanno detto che io non ero più idonea al servizio di insegnante, proprio perché io ho rischiato la cecità nel 2001, perché non avendo capito questa mia patologia e non avendo pensato minimamente che potesse essere una carenza del film lacrimale, mi ero perforata la cornea e quindi ho rischiato la cecità. Voi immaginate la situazione in cui in quegli anni versa Lucia, con la malattia, con un matrimonio ormai finito e con i figli contro, senza lavoro. Insomma, potete solamente immaginare quello che passava per la testa, no, in quel momento di Lucia. Però finalmente nel 2004 arriva a Udine e qui le fanno la diagnosi, che è la stessa che aveva fatto 5 anni prima il primario di Verona, sì. No? Però appunto era necessario che me la diagnosticasse un centro qualificato a rilasciare una diagnosi, e io in quel momento faccio un respiro di sollievo pensando di aver raggiunto finalmente la diagnosi. E invece tra un attimo scopriremo che cosa accade. Io prima voglio coinvolgere Adelmo, perché gli voglio chiedere, quando ha letto la storia di Lucia, la prima cosa che ha pensato? Prima di leggere la storia di Lucia io ho parlato con Lucia, che tra l'altro è una delle donne più forti che abbia mai conosciuto, perché sta portando in giro il film, praticamente ogni giorno la vedo, leggo che sta in qualche, si sposta per le anteprime. È una storia veramente, veramente difficile. Io ho cercato di avere delle informazioni, ma non complete, perché il mio personaggio, nella sabbia negli occhi, ignora questa malattia. Ho cercato di avere gli elementi cardine. Ero molto interessato alla sua vita e, se ti ricordi, il nostro primo incontro è stato un incontro fiume di una giornata intera in cui ne abbiamo parlato non solo della malattia ma soprattutto della sua vita. E la sua capacità di resistere, di rimanere sul pezzo, anche il desiderio di voler realizzare un film che raccontasse, che perdesse le mosse, no? dalla sua vicenda personale, mi ha fatto capire che lei ha una tenacia che io nelle persone e nel prossimo lodo in continuazione, per le quali provo sempre grande invidia. Ma noi gente del sud siamo così, siamo coriacei, siamo forti. Lucia. 2004 arriva la diagnosi sindrome di Sjögren e lei scopre una cosa terribile però a quel punto. Sì. Altro che sospiro di sollievo. Sì. Dura solo un attimo. Perché appena dimessa mi scontro con la realtà, una realtà che effettivamente ti paralizza. Calcolate che erano anni in cui veramente già tutto il mio percorso è stato un calvario e mi sono dissanguata, perché io andavo dai primari pensando di avere risposte qualificate. Io invece avevo fatto l'abbonamento con il pronto soccorso, come dico nel libro. Cioè un giorno sì, un giorno no, ero al pronto soccorso, perché nessuno capiva che cosa stesse nel mio corpo, insomma, questa malattia che subdola, che ti devasta, ma che non è visibile. Appunto, nonostante la diagnosi, scopre che quella malattia è di fatto incurabile, no? Non c'è una cura. Sì. Non c'è a una tutt'oggi cura. Non c'è la cura. Non c'è una cura e bisogna spendere tantissimi soldi per spendere curarsi. Tanti soldi, ma non per star meglio, per evitare di avere degenerazioni. Però non riesci. Io ho anche una forma aggressiva molto,
molto forte. Ecco, però è forte anche la signora Lucia, sì. No? Il carattere infatti della signora ogni Lucia tanto, si vede. Ogni tanto per ridere quando sto proprio veramente... Ma tu non la vincerai. Ecco, non la vincerà la malattia, non la vincerà. Non la vincerà. Nel 2005 il voto a Padre Pio a San Giovanni Rotondo, poi la nascita dell'Organizzazione Nazionale di Volontariato Anima Solus, poi tanti libri. Nel 2017 l'ultimo, che non a caso si intitola La sabbia negli occhi, da cui nasce appunto il film di cui abbiamo parlato. Come possiamo definirlo, Adelmo, questo film? È un film drammatico, ma la capacità di Alessandro Zizzo, che è il regista, è quello di riuscire a rendere semplice, ma allo stesso tempo mai retorico, il trattamento di una cosa così delicata. È un argomento molto delicato, ma lui con la storia principale, che è quella appunto tra Sergio e Beatrice, il marito e moglie, insomma, che tra l'altro lei è interpretata da Valentina Corti, che voi conoscerete, insomma, un volto televisivo molto noto, lavoriamo sempre spesso insieme. La vicenda principale è arricchita anche da tutta una serie di sottostorie e Alessandro ha avuto questa capacità di non rendere mai banale una vicenda che parla comunque di un problema così, così delicato. È una sua dote, noi infatti siamo stati felicissimi di prendere parte a questo film. È stato insomma un bel set, una bella produzione, è un bel film, è un film comunque drammatico. Però, come si dice in gergo, scorre via, ecco. Che è prodotto peraltro da Animas, no? Giusto? Sì. È uscito un paio di settimane fa in alcune città italiane, no? Sì, sta uscendo a Macchia di Leopardo, che la scorsa settimana è uscito in Veneto, da lunedì in poi sul circuito di UC Cinemas, e da questa settimana in Puglia, uscirà a Roma a gennaio, subito dopo Natale, quindi il 10 gennaio sì, a Roma. Noi non vediamo l'ora di vederlo qui a Roma, assolutamente non vediamo l'ora di vederlo. Noi concludiamo queste nostre interviste, e in questo caso io mi rivolgo alla signora Lucia, riprendendo le parole di Papa Francesco, no? Scusa, grazie, permesso. E allora le chiedo, Lucia, oggi a lei a chi si sente di dire grazie e a chi invece oggi di chiedere scusa? Grazie, avrei l'imbarazzo della scelta, perché comunque in questo cammino difficile ho trovato tante persone che hanno creduto in me, che hanno sposato la mia causa, che mi sono stati vicini con il loro affetto, perché sono riuscita a realizzare, come dico nel libro, molti dei miei sogni, e, tra cui anche questo di realizzare un film, ma i miei sogni non sono finiti, quindi io mi auguro che Adelmo e tutte le persone che io ho conosciuto nel mio cammino continuino a sposare questi miei sogni. Ma il problema è che lei ha una marcia in più, Lucia, dobbiamo seguirla, non è facile. Una battuta, ti chiedere scusa. Scusa? Ma forse a mia figlia. A sua figlia. Sono convinto anch'io, Lucia, la malattia non vincerà. Grazie a Lucia Marotta, grazie a Adelmo Togliani e grazie alla produzione di questo straordinario film La sabbia negli occhi, ispirato al libro di Lucia Marotta. Noi adesso voltiamo pagina e apriamo lo spazio religioso, oggi dedicato al ruolo delle donne nella Bibbia. Tra pochissimo qui a Siamo Noi.